questo giovedì molto affollato per essere un giovedì di Romics. Buonasera a tutti, è con me sul palco Giulia, la nostra rappresentante al VKG di Nagoya. Siamo state quest'estate, sì, era solo quest'estate, in Giappone, e se vuoi raccontare al nostro pubblico questa esperienza al World Karaoke Grand Prix, com'è andata, come ti sei trovata, insomma, ti sei trovata a gareggiare insieme a 12 rappresentanti di paesi diversi, come, raccontaci. È stata una competizione entusiasmante, è stato molto bello poter competere in una gara del genere, e ho vinto inspiegabilmente il premio speciale della giuria e mi sono divertita tantissimo. È stata davvero una bella esperienza, comunque ho potuto anche visitare il Giappone, che è penso la meta più ambita da tutti noi qui a Romics, e quindi sì, è stata veramente una bella esperienza. Bene, bene. Hai portato alti i colori dell'Italia anche per quanto riguarda il karaoke. E cosa ci canti oggi pomeriggio? Oggi canto Koi Kana, che è la canzone che ho portato l'anno scorso a Romics alla gara, comunque ho vinto, e appunto è una canzone un po' che mi rappresenta tutte le altre. E allora prego, il palco è tutto tuo. Sì. Buon divertimento.
Grazie. Quando ti potremo ritrovare sul palco, come cambia la vita
di una ragazza che ama, insomma, i manga, il Giappone, per diventare, insomma, una idol, un'aspirante idol. La mia è cambiata parecchio dopo la gara, comunque ho avuto la possibilità di realizzare il mio sogno e tuttora appunto riesco ad avere, mi si presentano le opportunità per fare quello che amo fare, quindi cantare, fare l'idol, e quindi sì, è cambiato parecchio. Quindi il tuo sogno di andare a vivere in Giappone e diventare una grande star in Giappone forse un giorno si avvererà. Forse, speriamo. Grazie a noi, magari, no? Magari. Allora, Giulia la ritroveremo domenica come giurata per la gara karaoke, per la selezione del World Karaoke Grand Prix, per passare il testimone a chi andrà a rappresentare quest'anno a Nagoya l'Italia. E subito dopo appunto mi esibirò anche lì con una canzone. E subito dopo si esibirà anche lì. Quindi appuntamento domenica a Pala Romics 16:30. Grazie a tutti. Grazie.